Carissimi fratelli e sorelle, amici di Gesù, buongiorno. Ci troviamo oggi ad Ascoli Piceno e precisamente nel santuario di Sant'Emidio alle Grotte. Ci troviamo nella quinta domenica di questo tempo di Quaresima. Questo luogo è importante perché qui è stato sepolto per molti secoli il patrono di Ascoli Piceno, Sant'Emidio. Sant'Emidio nacque a Treviri nel 279 da una famiglia pagana. A 23 anni si convertì al cristianesimo e venne battezzato. Viene ordinato vescovo di Ascoli Piceno, molto giovane, da Papa Marcello ed inizia la sua predicazione e con questa predicazione convertì molti pagani in questa città di Ascoli Piceno. Il governatore Polinio di Ascoli Piceno gli promette in sposa sua figlia Polisia, che Emidio converte, e suo padre, a motivo della conversione della figlia, preso dall'ira, fa decapitare Sant'Emidio. Sant'Emidio, nel momento del suo martirio, della morte, compie il suo ultimo miracolo. Dopo essere stato decapitato, prende la sua testa tra le sue mani e dal luogo del martirio, che si trova qui ad Ascoli, raggiunge questo luogo cimiteriale e in questa grotta si nasconde con il suo corpo, dove rimane per molti anni sepolto. Il martirio di Sant'Emidio avvenne il 5 agosto del 309 e ancora oggi Ascoli Piceno celebra la solennità di Sant'Emidio il 5 di agosto. Questa chiesa che vediamo qui alle spalle dove ci troviamo è stata costruita nel 1717, quando un violento terremoto colpì tutte le Marche risparmiando Ascoli Piceno, e la popolazione attribuì la salvezza di Ascoli Piceno all'intercessione e alla preghiera di Sant'Emidio. Che sgorga dal tempio, scorre, cresce un fiume che viene da te, Gesù. Il tuo amore mi circonda, principe di pace, il tuo amore mi circonda, mio Salvatore. La prima lettura tratta dal libro del profeta Geremia ci introduce alla liturgia e alla domenica di Quaresima che celebriamo oggi, la quinta domenica. Geremia ci dice che verrà un tempo, ed è questo il tempo, è la Pasqua del Signore, in cui si farà un'alleanza nuova e in cui dice Dio al suo popolo: io porrò la mia legge dentro il tuo cuore. Ma non si parla più, fratelli e sorelle, di una legge scritta su tavole di pietra o su una pagina, su un foglio. Si tratta di una legge che viene scritta nel cuore, perché questa legge che ci viene data, consegnata da Gesù in questa nuova alleanza che Lui stipula e fa con noi, donandoci la sua vita, donandoci il suo corpo, il suo sangue, questo è il sangue della nuova alleanza dato per voi, per la vostra salvezza. Questa legge è l'amore che ci viene dato, che ci viene portato dal Figlio per mezzo dello Spirito Santo e che viene dal cuore del Padre. Che cos'è la salvezza se non questo amore grande che ci viene rivelato da Gesù, che dirà un giorno ai suoi discepoli: chi vede me vede il Padre, e chi accoglie me accoglie il Padre. Il dono grande di questa alleanza che noi possiamo stringere con il Padre per mezzo di Gesù nella potenza dello Spirito è un dono di amore. E siamo chiamati ad aprire mai come oggi, davanti a questo invito che ci viene dalla parola di Dio, il nostro cuore, per poterlo accogliere in pienezza, questo amore che ci rende capaci e rende possibile a ciascuno di noi di amare Dio e di amare i nostri fratelli.
In questa quinta domenica del tempo di Quaresima abbiamo scelto di venire qui, nella chiesa di Sant'Emidio alle Grotte, dove è custodita la tomba di Sant'Emidio, dove ha riposato per molti secoli e dove sono custodite, come avete potuto vedere, le tombe di tanti altri cristiani, e molti di questi cristiani sono martiri, cioè uomini e donne che hanno ripagato il dono della salvezza che Gesù ci ha dato e ottenuto con la sua morte in croce, con il dono della loro vita. Una vita che è diventata testimonianza, una vita in cui hanno realizzato quella parola bellissima di Gesù che dice che non c'è amore più grande che dà la sua vita per chi lo ama. Gesù, il tuo amore mi circonda, principe di pace. Il tuo amore mi circonda, mio Salvatore. Guariscimi, 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 Gesù. Guariscimi. Qui siamo nella piccola chiesa di Sant'Emidio Rosso, a motivo della colorazione che è stata data a questa cappella per ricordare il luogo dove Sant'Emidio è stato martirizzato. Il dipinto ci fa vedere la decapitazione, e qui sotto l'altare è conservata una pietra che, secondo la tradizione, è il ceppo su cui Sant'Emidio viene decapitato. In questo luogo mi piace parlare della seconda lettura della liturgia di oggi, che vorrei leggere, ed è tratta dalla lettera agli Ebrei. Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a Lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì, e reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Cristo Gesù offrì preghiere e suppliche al Padre. Per noi, fratelli e sorelle, Cristo Gesù si è fatto obbediente sino alla morte, e alla morte di croce, scriverà San Paolo. Ma quanto è importante scoprire il senso e il significato di questa parola. Cristo Gesù fu esaudito, ma fu esaudito non perché si è sottratto o Dio gli ha risparmiato la morte della croce, ma perché dopo quella morte Gesù è risorto e gli ha ridato una vita, e gli ha ridato la vita che è diventata caparra, che è diventato il pegno della nostra vita eterna. Dalla morte di Gesù abbiamo ricevuto la vita. E anche noi, quanto è importante, fratelli e sorelle, accogliere, accettare la sofferenza, accogliere ed accettare anche la morte con questa fede, con questa certezza che era nel cuore di Gesù, che ci cammina, che è avanti a noi, che ha segnato con la sua morte una strada, ha messo i piedi lasciando delle orme dove anche noi possiamo passare per ricalcarle. La morte da cui ci scampa Dio, la sofferenza da cui Dio ci libera, non è tanto quella che è qui sulla terra, ma è soltanto nella speranza che noi andiamo oltre le nostre sofferenze, i nostri problemi, le nostre difficoltà, e nella preghiera che scopriamo che oltre la morte ci aspetta e ci viene ridata una vita che è eterna. Cristo Gesù ha pregato, Cristo Gesù intercede per noi, e lo fanno e lo hanno fatto tutti quelli che, come Gesù, nella loro vita hanno offerto, hanno sofferto e sono arrivati ad ottenere con la loro morte, data come testimonianza per la fede in Gesù, come hanno fatto i martiri, come ha fatto Sant'Emidio, continuano con la loro preghiera a intercedere, a ottenere, a chiedere grazie per noi e per il nostro cammino spirituale.
hai fatto ogni cosa per la tua grande bontà. Dal nulla mi hai creato, il tuo soffio è dentro me. Onnipotente Padre, tutto vive in te. Onnipotente Padre, tutto vive in te. Il cielo grida a te, la terra canta alleluia, alleluia. L'anima grida a te, il cuore canta, nessun altro è come te. Il cuore della liturgia di oggi, il Vangelo di Giovanni, come il cuore della fede, della devozione a Sant'Emidio, è questo luogo dove ci troviamo. Siamo nella cripta della cattedrale di Ascoli Piceno, dove un sarcofago qui alle mie spalle custodisce i resti, le spoglie, le reliquie di Sant'Emidio, di un uomo che è vissuto nella fede, di un uomo che ha realizzato la parola di Gesù che oggi ascoltiamo nella celebrazione della Santa Messa. Gesù oggi nel Vangelo ci dice che se il chicco di grano caduto a terra non muore, rimane solo, e ci dice ancora che chi odia la sua vita in questo mondo e la dona riceverà una vita eterna. Ancora ci dice Gesù nel Vangelo che là dove il Signore, là dove lui, sarà anche il suo servitore. Sì, fratelli e sorelle, pochi giorni ci separano dalla Settimana Santa, in cui siamo chiamati ad andare dietro a Gesù, dietro a un Gesù che viene arrestato, che viene umiliato nella flagellazione, che viene caricato della croce, che muore sulla croce, a un Gesù che è deposto nel sepolcro. Il mattino di Pasqua ci meraviglia e ci stupisce, facendoci guardare un sepolcro vuoto, ma facendoci sentire la sua vita, il suo amore, la sua resurrezione portata dentro il nostro cuore e custodita questa verità della sua vita in noi dalla nostra fede e dal nostro amore per lui. Sì, abbiamo voluto parlare di Sant'Emidio perché lui, in un modo esemplare, come tanti santi, come tanti martiri, ha ricalcato le orme del Signore e ha ripagato Gesù, che ci ha amato sino al dono della vita, con il dono della loro vita. Sant'Emidio è un esempio. Sant'Emidio è colui che con la sua intercessione, come tanti altri martiri, continuano a mostrarci una via, che è la via del dono, che è la via della gratitudine, che è la via dell'amore, perché lui, per colui che tutto ha dato, che nulla ha risparmiato per poterci salvare. Quando sarò innalzato, attirerò tutti a me. Lasciamoci attirare dall'amore di Gesù. Quando ci sentiamo come il chicco di grano, che qualcosa sta morendo in noi, abbandoniamoci alla volontà di Dio, come si è abbandonato Gesù, ricordando la sua parola, che se il chicco di grano muore, porta molto frutto. Quando ci sembra di perdere la nostra vita perché ci sentiamo inutili, quando viviamo nella malattia, nella sofferenza, quando ci sentiamo umiliati, non amati, ricordiamo questa parola bella di Gesù e offriamo tutto perché tutto possa diventare per noi la possibilità di rimanere alla sequela di Gesù. Guardiamo a Gesù, lasciamoci attirare dal suo amore e che questo amore ci convinca, questo amore ci renda capaci di amare anche noi, perché dandoci il suo spirito il Signore ha reso possibile un amore grande, un amore straordinario, un amore simile al suo. Anche oggi, accompagnati dall'esempio e sostenuti dalla preghiera di Sant'Emidio, ci lasciamo certi che il
nostro cammino quaresimale, che oramai è quasi giunto al termine, porterà frutto nella nostra vita e sarà il frutto di un rinnovamento spirituale che ci sarà nel nostro cuore, che ci sarà nella nostra vita. Anche noi che moriamo a tante cose ogni giorno, facciamo nascere cose nuove. Anche noi siamo destinati a portare frutto con le nostre opere buone, con una decisione che abbiamo presa nel nostro cuore di andare dietro a Gesù. Vi accompagni, vi aiuti e vi sostenga l'intercessione e la preghiera di Sant'Emidio, di tutti quegli uomini e quelle donne, martiri e non martiri, che hanno seguito le orme di Gesù e che ora ci sostengono con la loro preghiera. Il Signore vi benedica per l'aiuto e l'intercessione di Maria Santissima, Regina dei Martiri, colei che ai piedi della croce, morendo nel suo cuore, insieme a suo figlio, ci ha presi come figli e ci custodisce, ci sostiene nel nostro cammino verso la patria del cielo. Il Signore vi benedica e vi custodisca da ogni male, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A tutti una buona giornata. Ciao.